Cari quadisti, mezz'ora dall'entrata della Quicksuno Master, 20 minuti di gara, Tim Cozzi, vediamo i meccanici e Giuliano Cozzi impegnati nel permettere ai loro due piloti di punta, Nicola Montalbini e Mattia Torraco. Nicola Montalbini secondo tempo in qualifica, Mattia Torraco quinto tempo in qualifica insieme a tutti i grandi campioni dell'Europa, e il team sta dando veramente il massimo. Qualche piccola chicca tecnica, vedete gli sticker servono a determinare la temperatura che sviluppa il motore durante la competizione, in modo che Giuliano Cozzi possa perfettamente tenere il controllo e sapere come evolvere. Vediamo questo motore a iniezione che ha svuotato completamente l'onda, ormai già l'onda del buon Giuli erano al top, con questo nuovo motore sembrano vuote. Vediamo Giuliano tesissimo, di più. Giuli, come sei scuro prima. Duro, grande dura, Giuli. Dura, sempre dura. Tutto bene comunque? Sembra di sì, per il momento sì, dopo sai che io parlo. Certo, chiaro, chiaro. Dopo chiaro. La bandiera scatta. Comunque abbiamo visto buoni vediamo. Comportamenti dei piloti, abbiamo visto un allineamento sui valori di tutti, siete tra i primi, le carte ci sono da giocarsi come dopo le libere di ieri. Cerchiamo sempre di difenderci, dai Stefano, lo sai che noi ci chiediamo sempre di far bene, poi da far bene ne passa, proviamoci, la moto. Beh, secondo tempo a un secondo con il Nicola che non è riuscito a sfruttare per una bandiera gialla il suo ultimo miglior tempo. Sì. Un'idea di Nicola o una entrata a pista gestita perfettamente da te nelle qualifiche? Ma quella... no, noi le cose le gestiamo assieme. Quindi parliamo... la scelta di avere negli ultimi è stata bellissima, Giuliano, veramente una scelta sempre, tecnica fantastica. Parliamo sempre fantastica. Assieme, qua si collabora tutti, te lo ripeto sempre, qua si è sempre una famiglia, lo ripeto, discutiamo sempre delle cose e cerchiamo sempre di fare meglio quello che si può fare. Giuli, dopo... in tasca ci abbiamo ancora qualcosa? Tasca sono non ne abbiamo, più. No, niente, adesso vediamo, insomma questo pilota americano è veramente forte, comunque. Sì. Però dai, vediamo. Abbiamo visto comunque un gran lavoro delle sospensioni del tuo mezzo sulla salita, una superiorità del mezzo del Team Cozzi sulla salita, come copiare le asperità. Però al tempo stesso abbiamo visto uno sviluppare un po' più metri da parte del mezzo dell'americano. Riusciamo a far qualcosa o questo gap? Ma non lo so, ascoltami, io dico vediamo dopo stasera e si valuta e si vede, insomma. Diamo per il momento per la pole che ha fatto i meriti a lui. E... chiaramente, i meriti a Nicola e a te per l'ottima seconda posizione. Facciamo, cerchiamo di fare il meglio e via. Poi dopo... come prove oggi sono andati bene, che siamo maceratesi, è andato bene. Parliamo degli altri piloti, il Varaldo che ha fatto quarto adesso, sì, mi sembra. Sì. Dai, ci stiamo difendendo, dai. Tim Cozzi c'è. C'è. Sai che io parlo sempre dopo la bandiera a scacchi, prima non mi piace parlare. Ci sentiamo stasera. No, che cazzo? No. Ci sentiamo stasera. Grande Giuli. E anche dopo gara 1, un punto della situazione del Giuli. Dopo la bandiera a scacchi. Ciao. Grande Giuli. Bocca al lupo. Ciao.